Ormai ci siamo, poche ore ancora, e poi sarà possibile presentare le domande per ottenere il reddito di cittadinanza. Da domani potrà essere richiesto nei modi previsti dalla legge, e cioè presso gli uffici postali, in via telematica e, dopo l'accordo raggiunto con l'INPS, anche attraverso i CAF. Chi presenterà la domanda tra domani e il 31 marzo avrà una risposta dall'Istituto Nazionale di Previdenza tra il 26 e il 30 aprile. Il riscontro arriverà per SMS o per email e, se la domanda verrà accolta, sarà Poste Italiane a contattare il richiedente per la consegna della carta. I primi soldi potranno essere spesi già dal mese di maggio. E oggi, alla vigilia dell'entrata in vigore del provvedimento, fortemente voluto dal Movimento 5 Stelle, l'Istat ha portato in audizione alla Camera i dati sul beneficio e su chi andrà a toccare. Secondo l'Istituto Nazionale di Statistica, la misura potrebbe interessare quasi 1,5 milioni di famiglie e 2,7 milioni individui. Solo un avente diritto su 3 sarà obbligato ad aderire al patto per il lavoro. In tutto circa 900.000 persone in età compresa tra i 18 e i 64 anni. Si tratta prevalentemente di cittadini disoccupati e casalinghe, in netta prevalenza italiani, cui i centri per l'impiego dovranno trovare un'offerta di lavoro congrua. Quasi la metà delle famiglie italiane che avranno diritto al sussidio risiede nel Mezzogiorno, oltre 700.000, poi al Nord 333.000, poco più di 200.000 invece vivono nelle regioni del Centro Italia.